è fatto tardi, devi andare a casa. Fammi restare, almeno stanotte. C'è un patto fra noi. Potrei partire ogni giorno. E non voglio lacrime. Mike. Sì? Non andare. Stanotte almeno. Non scendere in mare, ti prego. Perderai l'autobus. Ehi, Juanita! Vuoi un passaggio? Se ti avvicini, ti strappo gli occhi. Sempre gentile. Vattene, Ramon! Perdido todo ahorita. Me cago en la mar, coño. Mira, mira quién está ahí. El cazador de tiburones.
del cacciatore dei squali. Ieri ne ha preso uno di 6 metri. Perché ha più fortuna di tutti, dico. Ah, ma che fortuna. Tiene más cojones que todos. Ah, suerte. E ne ha preso un altro. Juanita, che sorpresa. Sei venuta per me? Lasciami, animale. Sei fatta bella per lo straniero, allora, eh? Lasciami. Un brindisi per la bella coppia. Andiamo. Scusami, non è colpa mia. Vuoi bere qualcosa? Quello che vuoi tu per me va bene. Saludo a todos, amigos! Mi hanno detto che qui ci si diverte. Allora, c'è qualche bella ragazza? Eccomi qui, appena arrivato. Anda, muchacho, scambiamo ritmo! Ritmo, ritmo, ritmo! Bailamos, querida? Facciamo vedere a tutti come si balla. Eila, sei fantastica, che ritmo! Carina! Complimenti, gringo! Sai, mio amor, che sei la cosa più bella che vedo dopo 2 mesi? Sono stato in mare 2 mesi, 2 mesi interi su quella nave. Quale nave? Quale nave? Madre de Dios, parlo della Livingstone, la più bella nave oceanografica che abbia mai attraccato in questo porto. Davvero? La migliore per uno come me che deve lavorare sott'acqua, dolcezza, perché io faccio il sub, sai? E lo faccio con la migliore attrezzatura del mondo, la nostra, capisci? Quella della Livingstone. E così posso andare così in fondo, ma talmente in fondo che i pesci ci restano malissimo. Modestamente sono i miglior sub di tutti i tempi. Beh, chi ti credi che abbia tirato su il relitto della Maria Isabella? Chi? Il sottoscritto! E lo sai dove stava? Su un fondale a 150 metri. 150 metri? Non ci credi? Allora sai che facciamo? Ti ci porto anche a te sott'acqua. Oh, preferisci che ti porto in un posto meno umido, eh? Per esempio, sotto le lenzuola. Dai, non t'arrabbiare. Non riesco a giocare con questo maledetto casino. Buttatelo fuori! Andiamo, muchachos! Un po' più di ritmo! Yohoo! Così va bene. Para la musica! Oh, yeah. Che te passa, ma compare? Che ridere, ragazzi, non ci si divertire. Vete a dare scandalo e toccate. Che te cagli e scappate. Ah, sì, eh? Ma siete proprio cattivi, allora. Solo per un po' di musica. Ehi, come sto andando? Ok, insisti. Ah sì? Se lo dici tu. Madre de Dios. E vabbè, insisto. Arriva! Basta così. Non dovevi rovinarmi la partita, amico. Ah, sì? Perché così mi hai fatto arrabbiare, capito? Si sta sale al muerto. Davvero? Su, andiamo.
Tranquillo. Muy buena. Ehi, sei mica arrabbiato. Ce l'avresti fatta anche da solo, lo so. Ma certo. Se ti capiterà di essere nei guai, chiamami, ok? Ok. Ok. Musica, maestro. Allora, avete capito che io e il gringo quale suoniamo a tutti quanti siete. Quindi in campana, eh? Ok. Ehi, gringo! Gringo, aspettami, aspettami! Ehi, amico! Non correre! Ehi, gringo! Come ti chiami? Pablo Martinez! Acapulco por los amigos! Vuoi venire a pesca? Certo, come no, certo che ci vengo, tanto ho tutto il tempo. Restiamo in porto almeno 15 giorni. Con questo ci esploriamo i fondali dall'alto. Via, amico, non è più divertente che pescare con una stupida canna? Benvenuto, signor Donovan. La sua camera è pronta. Il passaporto della signora, prego. Sì. Rosie, il tuo passaporto? Sì, certo, caro. Devo averlo messo nel mio beauty case. Già, al solito. Dai, su, sbrigati. Si tratterrà a lungo, signore. Dipende dai pesci. Sono qui per pescare. Ah, eccolo qua, caro. L'ho trovato. Ah, finalmente. Tenga. Grazie, la sua chiave. Grazie. Le manderò subito il bagaglio in camera. Molto signore. Bene, grazie. Ma non cambi mai, ma è possibile? Ma ti piaccio, no? In qualunque parte del mondo è la stessa storia. Mi fai fare la figura del cretino. E pensare che potresti benissimo farla a casa. Quel signore che mi sembra di conoscerlo, non è... Il signor Donovan. Ah, già, Donovan.
meraviglia! Sei fortunato, gringo. Qual è il succo della vita? Mangiare, bere e fare l'amore. Ma tu hai sta Juanita che non ti fa mancare niente. E che soprattutto non è tua moglie, mi spiego? Sei sposato? Sposato? Chi io? Cinga da madre. A me le donne piacciono tutte, tutte. E poi un errore come questo io non lo farei mai. In questo modo invece io sono sempre e soltanto fidanzato. Così ne cambio una in un porto e l'altra in un altro. Capito? Mi annoierei con una sola mujer. Sposato io. Acapulco. Sì? Ti ho fatto venire qui per parlarti di una cosa seria. E ci riesci? Già. Raccontavi delle storie a quella ragazza, o è proprio vero che sulla tua nave c'è un'attrezzatura sub per scendere fino a 100 metri? È vero. E tu, con quell'attrezzatura, hai lavorato veramente sotto a 100 metri? Certo, come no, un sacco di volte anche. Parola. Benissimo. Allora, mi servirete tu e l'equipaggiamento della tua nave. Perché? Ti piacciono i soldi? Che fai, sfotti? No, rispondimi. Il Papa è cattolico? Dai, rispondimi. Che domanda. Che cosa ci faresti se ne avessi tanti? Che vuol dire tanti? 10.000? 20.000 pesos? Di più. Molti? Molti. Vediamo. 50? Ok, 100. 100.000 pesos. Ma insomma, di quanti soldi stai parlando? 100 milioni. 100 milioni di pesos. 100 milioni di dollari. Cosa hai detto di dollari? Ah, tua madre. Ma tu sta loco. Proprio a me vieni a prendere in giro. Ma non esistono tutti questi soldi. Non esistono in tutto il mondo. Che ci faresti se la tua parte fosse 50 milioni di dollari? 50 milioni di dollari? Beh, io... Beh, ci farei... Beh, non so... 50 milioni di dollari! Allora darei una sistemata al mio paese. Niente più poveri, niente fame. E costruirei gli ospedali e le scuole. Darei un lavoro a tutti. Perché io penso che ogni uomo in questo mondo ha diritto di avere una possibilità. Anche solo una piccola possibilità. Ecco che ci farei con 50 milioni di dollari. Ehi, ma perché mi prendi in giro, gringo? Non mi credi, eh? Magari. Dove vai? Guarda un po' qui. Che cos'è, un acquario? No, amico mio, è il nostro salvadanaio. E si trova 5 miglia dalla costa. E tu come fai a saperlo? Questo non ha importanza. L'importante è che sia lì. E che sia io l'unico a saperlo. Ci ho messo 2 anni a localizzarlo. Allora, questa è la carcassa dell'aereo, che si trova a 50 metri di profondità. Cinga, è su un paseo. È una passeggiata. Eh sì, ma i soldi non sono lì. Sono nella coda, che si trova molto più in basso, a 120 metri. Non è più una passeggiata. I soldi sono in una cassaforte, incastrata tra i rottami della coda. E vedi com'è in bilico? Perciò bisogna liberarla con l'esplosivo dalle rocce e sollevarla con molta attenzione. Se no, scivola giù. E addio soldi. Mi segui? Ci provo. Per arrivarci, noi partendo dall'aereo, scenderemo attraverso questo crepaccio. Nella grotta subacquea. E se a qualcuno gli venisse in mente di seguirci, peggio per lui. E perché? C'è un piccolo particolare. La chiamano la grotta degli squali. Ce ne sono quanti ne vuoi. Io? Sei tu che hai confidenza con quelle bestiacce. Sta calmo. Gli squali non dormono mai. Hanno bisogno di muoversi continuamente per vivere. In questa grotta è la corrente che si muove per loro. Basta non fare rumore e non attirarli. A me è andata bene un sacco di volte. Divertente. Ma non potrebbero andare da un'altra parte? No, te l'ho detto. Lì circola una corrente calda e loro ci vanno per farsi un riposino. Prima o dopo il pranzo? Oye, gringo, ma non si potrebbe passare da un'altra parte? Sì. Potremmo scendere direttamente sulla coda.
ma dovremmo vedercela con delle correnti troppo forti, ancora più pericolose degli squali, che ci impedirebbero di arrivarci. Ecco perché nessuno l'ha mai trovata. Vedi questo cunicolo? Porta direttamente a questa apertura nella roccia. Lì sarà la nostra base. Depositeremo tutto il materiale che prenderai dalla Livingstone. Ci vorranno molti viaggi. Poi, al momento opportuno, lo porteremo direttamente fino alla coda. Sono stato chiaro? Io e ste tubo a che serve? A succhiare sui soldi, che andranno a finire tutti in questo pallone. È una mia idea, ma lo piazzeremo solo all'ultimo momento. Allora, ci stai? Prontissimo. Adios! Bel colpo. Ma come hai fatto a convincerli? Gri, se chiedo una cosa io non hai problema. Ma siccome dormivano ho preferito non molestarlos. Ho preso tutto. 200 metri di tubo completo di valvole, 10 bombole speciali, 2 attrezzature per grande profondità, pressurizzatore, lancia termica, insomma, todo lo che necessitamos. Ah, senta. Sì, signor. Forse lei può aiutarmi. Si può. Vorrei andare a caccia di squali. Qual è la zona migliore? La Laguna dos Patos, signor. Laguna dos Patos. Ed è la zona migliore? Voglio dire, dove ci sono più squali? Certo, signore. È anche la più pericolosa. Allora sarà meglio che non vada da solo. Mi servirà un cacciatore professionista. Ne conosce qualcuno in gamba? Ce ne sono molti, signor. Ma il migliore è sicuramente l'americano. Tutti lo chiamano così. Lui è il più in gamba. E vive proprio alla Laguna dos Patos. Ah, bene. Allora andrò da lui. Grazie tante. De nada, signor. Ciao, caro. Cameriere, mi porti una vodka and tonic, per favore. Con molto gusto, signore. Cosa hai saputo? Ci siamo. Forse è il nostro uomo. Se è in gamba come credi, non sarà facile avvicinarlo senza che sospetti qualcosa. Su questo non ho dubbi. Senti, tu te ne resti qui buona buona come una moglie. Ma tieni gli occhi aperti, chiaro? Sanno già che siamo qui, ok? E se ci andassi io, da quel tuo pescatore? No, è meglio che tu resti qui. Fai la brava turista, prendi il sole e ti diverti, mentre io me ne vado a caccia. Auguri. Ciao, cara. Ah. Vodka and tonic, signora. Grazie. Sono sicuro. Sta cercando proprio lui, ti dico. Ah, sì, certo. Mettigli qualcuno alle costole. Sì. Sì, adesso. Chicharrones, señor. No, gracias. Con questi mi devi 350 pesos, compresi 75 che avanzo dall'ultima volta. Juanita, i turisti se ne fregano dei rischi che corre il tuo uomo per prendere gli squali. Chi lo ha detto è un bugiardo. Non sono affatto male queste collane. Quanto? 150 pesos. Quanto hai detto? 150 pesos. Ladron. Conosce la Laguna dos Patos? Ci lavoro lì. Perché vuole saperlo? Mi piacerebbe vederla. Le dispiace accompagnarmi? Eh? Si figuri. Ma perché vuole andarci alla laguna? Ho sentito che è l'ideale per la pesca dello squalo. Scusi un attimo, devo dire qualcosa a un tale, torno subito. Ok.
Senti, amico, questa volta facciamo così. Tu mi precedi e io ti seguo, così è più divertente. Eh? Sì, sì, claro. Oh. Vuole andare a pesca. Ho fatto male. Va bene, Juanita. Salve, mi chiamo Donovan. Come va? Cerco un cacciatore di squali. Uno qualunque? La ragazza dice che lei è il migliore. Scusi, ma è americano, vero? Sono cittadino americano, ma sono nato in un altro paese. Non si sente dall'accento. Da dove viene? Allora, cosa vuole da me? Gliel'ho detto, voglio cacciare squali. Perché? Quello non è un gioco ed è molto pericoloso. A me piace il rischio. E pago bene. E poi è come alla corrida, il toro non vince mai. Gli squali sì, invece. E abbastanza spesso anche. Io sarei un po' indigesto. Mi piacerebbe provarci. A prenderli, non ad essere presi. Quanto tempo ci vuole per imparare? Tutta una vita. Quanto tempo è che sta qui? Un anno?
Due anni? O di più? È proprio un bel posto questo. Ma mi chiedo che cosa ci faccia lei. Perché un uomo abbandona tutto per venire qui e rischiare la vita sott'acqua? Eh? Ma io la rischio anche fuori dall'acqua. Brutto affare. E magari qua sotto uno potrebbe anche trovare dei tesori sommersi. Lei che ne dice, eh? Ma chi l'hai preso? Mi tiri fuori! Ma che cos'è? La prima lezione di pesca allo squalo? Volevo essere sicuro che avesse proprio intenzione di imparare. Che devo fare per convincerla? Servire da esca? No, basterebbe questo, non è un gioco da bambini. La lezione è finita per oggi. Le dispiace tirarmi fuori? Ehi, ma che cosa aspetta? Non è ancora finita. Cosa? Perché? C'è una visita. Ma come sarebbe? Forse lei non lo sa, ma quello è uno squalo. Squalo? Dove? Faccia salire, si sbrighi! Ma non so, potremmo giocare a tennis. Oppure prendere una bottiglia di champagne ghiacciato e fare colazione insieme. E magari nella sua stanza. Ah, lei è fantastica. Non è facile trovare una donna bella e spiritosa. Anche mio marito è spiritoso. Con permesso. Caro, sono qui. Hai visto che conquista? Chi era? Un imbecille. Che hai saputo? È chiaro che ci sorvegliano. Hanno fatto domande su di te al concierge. Mi hanno anche seguito. E tu li avrai seminati, come al solito. Che hai fatto? Ma per ora ho fatto solamente un bagno. Molto divertente. Credi che quel Mike abbia capito chi sei? Ho paura di sì. E allora? È un tipo in gamba, deciso. Non credo che sarà facile. Al solito. Penso che lui sappia dove si trova l'aereo, ma per qualche motivo non ha ancora agito. E adesso? Che hai intenzione di fare? Non lo so. Vado a riferire a New York. Ah. Salve. Salve. Posso sedermi? È sola, signorina. Veramente sono una signora. Donovan, amico mio. Capitano Gomez. Quanto tempo, eh? Venga, sediamoci. Che cosa prende? Il solito? Lei, amico, non dimentica mai niente. Né le cose buone, né quelle cattive. Signorina. Sì, signor? Uno sherry ben ghiacciato per il capitano Gomez e una birra per me. Con mucho gusto. Come cambiano le cose, eh? Certamente avrà saputo che non sono più capitano della polizia. Sì, le assicuro che mi dispiace. A me non è gustato mai. Si ricorda del caso Morelos? Chi era? Come si chiamavano quei due trafficanti? Uno era Smith. Ah, sì. E l'altro Padilla. Li prendemmo mentre stavano per scappare. Purtroppo non riuscii a recuperare il denaro. Neanche quella volta? Sì, è il mio unico difetto come poliziotto. Per questo che mi hanno... Però lei lavora ancora per l'organizzazione, vero? Finché riporto i soldi. Ah, lei è il migliore di tutti. Ma io non mi lamento, sa. No, le cose mi vanno piuttosto bene. La gente mi rispetta, ha bisogno di me, mi chiede consigli, aiuti. Lei sa a cosa mi riferisco. Credo di aver capito. A proposito, può suggerirmi un altro albergo? Perché? Sai, in questo c'è della gente un po' strana. Mettono il naso dappertutto. Curioso, vero? Chissà perché lo fanno. E inoltre ti ascoltano le telefonate, ti frugano la stanza, cosette del genere. Oh. Lei che ne pensa? Mi dispiace moltissimo tutto questo. Ah, ero certo che avrebbe capito. Poi vede, sono goffi, impreparati, primitivi. Lo fanno senza discrezione.
Come ha ragione. Oggi è così difficile trovare del personale efficiente. Non vogliono imparare e credono di sapere tutto. Giusto. Come lei certo ricorderà, io ho una debolezza. La curiosità. Per questo mi sono chiesto come mai il mio amico Donovan non è venuto a salutarmi. È venuto qui come turista o per qualche altra cosa? Com'è possibile che si possa interessare tanto a quello strano gringo che vive nella laguna e caccia gli squali? Beh, forse sono interessato solo alla caccia. Alla caccia dello squalo o a quella del cacciatore? Ma qualunque cosa stia cercando, dovrà mettersi d'accordo con me. Penso che potrò esserle di grande utilità. Non ne è convinto? Altro che. E ora propongo di brindare alla nostra società, come ai bei tempi. Salute! Ehi, gringo! Gringo, ci siamo! Grandi notizie, grandissime notizie per te, le migliori! Penso proprio che mi sono guadagnato un bel whisky, dov'è? Ah, era ora. Che guapa! Io e il niño también. Ehi! Amico, chi sono? Una parte della mia vita. E spera, dove vas? Devo darti la notizia, no? Allora, senti. Sono stato all'albergo. E quel Donovan, l'americano, sta lì con la moglie. E tutte quante le sere si attacca al telefono e parla per ore e ore con New York. Sai, no? I wanna get a shut up, well, carajo. Ehi! Ma lo sai di chi parla al telefono? Di te. Ah, una moglie, vedessi, che guapa! È tutta un dondolamento quando cammina. Sculetta, così, capisci? Ho un appuntamento con lei, domani. Sì, sì. Ah. Yahoo! Dai, assaggia, aggiungi un po' di questo, sentire. Basta, basta. È buono, una cannonata. Tu lo reggi, io no. Ma sì. Adesso basta bere, voglio sapere tutto di te. Che vuoi tu sapere? Tu chi sei, eh? Che cosa vuoi sapere di me, tutto. Eh? Che cosa esattamente, che rida. Bene, lo so che non vivi qui nell'isola, ma che fai di preciso? Ma che stai facendo? Sono un subacqueo. Un sub? Un sub, il miglior sub di tutti i mari, sì. Parola. Sta a vedere. Ma che fai? Hai proprio una forza. Ti è piaciuto, eh? Ma allora, è vero. Sei veramente un sub. Ma certo che sono un sub. Sono un professionista. Pesco perle, coralli, recupero navi, sottomarini, ogni cosa. Ah, meraviglioso. E pesco tutto, ma solo se ha valore. Eccitante. Sono io che sono eccitato. Perciò se ti casca il sapone nel bagno, fammi un fischio e io lo recupero. Ok. Ma adesso stiamo lavorando su qualcosa di veramente importante. Mi segui? Veramente importante. Senti, ma hai detto stiamo lavorando? Ma certo, perché ho un socio, no? Ah, hai un socio? Sì. E chi è? Lo conosci? No, non lo conosci. Lui si dedica a tutt'altra cosa. Davvero? Allora l'ho scoperto lui questo tesoro, eh? Aspetta, aspetta, ti faccio vedere. Accidenti, là sotto non ho trovato niente. Che idiota, ma qui non siamo mica a Punta Cardenas. Chi ha preso tutto l'oro dei miei galeoni? Chi ha toccato il tesoro dei miei galeoni? Il pirata non me l'ha detto. Insomma, me lo dici, dov'è questo tesoro? Il tesoro sommesso? Sì. Tu vuoi che ti dica dov'è il tesoro sommesso? Sì, è vero. Ma davvero vuoi saperlo? Sì. Ok. Adesso ti dico dov'è nascosto il tesoro sommesso. Ma non lo devi dire a nessuno, prometti? Va bene, promesso. Non c'è nessuno che ci guarda. No, no? Allora vieni. Accidenti, come sei bella. Dai, Juanita, non farla stupida, vieni qui. Lasciami. Che vuoi? Voglio parlare un po' del tuo americano. Attento, Ramon. Se per caso ti trova qui,
Sarà un brutto giorno per te. Non mi fa paura, lo sai. Hai un buon odore. Lasciami, lasciami, porco! Mi piaci perché sei sempre più gentile. Il tuo amichetto si è messo in un brutto guaio. Un lavoro molto sporco. Dicono che è anche molto pericoloso. E tu lo stai aiutando, vero? Noi facciamo collane e le vendiamo al mercato. No, no. Io mi riferisco a quell'altro lavoro. Mike è solo un cacciatore di squali e non ha nessun segreto per me. Peggio per lui. E peggio per te. Ti ha messo nei guai. Perché vedi, il tuo amico americano è come se non esistesse. Sicuramente si è anche messo un nome falso e così, se dovesse sparire, nessuno se ne accorgerebbe. Quinta, non fare la stupida. Perché non sei gentile con me? Lo sai da quanto ti desidero, eh? Dimmi quello che sai e ti porterò via con me. Hai tutto da perdere se resti qui. Lui ormai è un uomo segnato. È meglio che te ne vai, Ramon. Fuori di qui. O quanto è vero in Dio. T'ammazzo. Lo ami tanto, quel pezzente bastardo. Sei tu un bastardo, vigliacco e bugiardo. Lui non ha paura di nessuno e ha tanto coraggio anche per me. Vattene via. Sparisci. Ti pentirai di questo, Juanita. Lo giuro. Che attore che sono, gringo? Te l'immagini, Donovan, dall'altra parte dell'isola? La moglie gli ha detto che è riuscita a tirarmi fuori l'informazione e lui c'è cascato. Via a Punta Cardenas, su e giù, su e giù, su e giù. E noi invece qui, tranquilli a lavorare sul salvadanaio. Te l'immagini? Presto sarò il benefattore del mio paese e mi faranno un'enorme statua con bombole e pinne. Eh? Bello, ma prima che questo succeda, bisogna aprirlo quel salvadanaio, giusto? Giusto. Forza, al lavoro. Al lavoro. Guarda, guarda che combinazione. Come mai se ne sta tutto solo a pescare, eh? Se c'è troppa gente, i pesci si spaventano, dovrebbe saperlo. Ah, oh, non voglio che se ne faccia un problema personale, però... Ma, capitano, io non avevo... Devo ricordarle che noi due siamo soci in questo affare. Volevo farle una sorpresa. C'era quasi riuscito, amico mio. E mi dica, è questo il posto? Proprio qua sotto? Dovrebbe. Direbbe che l'abbiano preso in giro, amico mio. Lo può ben dire. Dai, vai! Dai! Vieni, vieni! Yuh! Oh, sei una meraviglia! Vai!
fatto? Posso sedermi? Cameriere! Vuoi un'altra birra? Una cerveza, per favore! Sentite come parlo bene lo spagnolo? E avverto che non sono il solo a sapere di te. Spiegati. Senti, amico, quei capelli lunghi, il cacciatore, gli squali, non ti hanno nascosto abbastanza. Ti cerchiamo da un sacco di tempo. Non ti capisco. Hai mai visto quest'uomo? C'è un dossier che ti riguarda nel nostro archivio. Probabilmente conosco la tua vita meglio di te, sta a sentire. Mike Di Donato, nato in Italia nel 39. Si trasferisce in America nel 55, naturalizzato nel 60, si sposa nel 62, gli nasce un figlio nel 64. Perde la moglie e il figlio in un incidente nel 72. 6 mesi dopo questo incidente entra nell'organizzazione. Effettua 14 missioni per l'organizzazione. Nell'ultima, maggio del 76, fa parte della scorta di un aereo che trasporta 100 milioni di dollari. L'aereo cade, non si trova né il relitto né i superstiti. Io però ne ho trovato uno. Per chi lavori? Lavoro per l'organizzazione. E quel denaro, lo sai, scotta. Deve essere recuperato. Hai detto che c'è un altro, chi è? Già, è il signor Gomez. È lui il pericolo. Ti ha proposto un accordo? Non crederai per caso che possa fidarmi di uno come lui. Gomez vuole una cosa soltanto, impadronirsi del denaro, e pur di averlo è disposto a ucciderci, tutti e due. E tu hai una soluzione? Metterci d'accordo. La percentuale la conosci. Il premio lo lascio a te. Sentiamo. Allora, tu sai dov'è. Lo riporti su e ce lo riconsegni. Dimenticheremo il passato. Penseremo noi a Gomez. E più nessuno saprà niente. Ok? Ah, una cosa non è affatto chiara. Quando ti sei salvato dall'incidente, sei scomparso, perché? Volevi tenerti i soldi tutti per te? Come on!
portami... Oh, gringo, come hai fatto a capire che ti cercavo, eh? L'ho indovinato. Ma perché hai tanta ostilità nei miei confronti? Perché gli amici io me li scelgo. Allora, che cosa vuoi da me? Vedi, Mike, io penso che uno col tuo talento non dovrebbe rischiare la sua vita contro gli squali, ti pare? Dagli squali so come difendermi. Dagli uomini non si sa mai. Sai che hai uno spiccato senso dell'umorismo? Mi assomigli in fondo. Se io guadagno denaro, voglio che tutti guadagnino. Se io rido, voglio che tutti ridano. Ma se continui a cacciare squali, ti potrebbe succedere una disgrazia. Io ti posso aiutare in molti modi. Sentiamo. So che stai cercando qualcosa di diverso sott'acqua. E ti propongo di entrare in società al 50% di quello che troverai. In cambio ti fornirò l'attrezzatura necessaria. E se rifiuto, che cosa fai? Gringo, posso renderti la vita molto difficile, mi spiego? Sai, pensandoci bene, in fondo, non è che tu mi faccia tanta paura. Mi sembra che tu non abbia capito troppo bene. Però i ragazzi possono spiegartelo meglio. Vero? Allora, amici, che vogliamo fare? Ricominciare? Ehi, un momento, ci sono anch'io. Non mi dire che ho fatto tardi alla festa. Era ora, ma quanto ci hai messo? Che è successo? Beh, amico, ho pensato che non c'era fretta. Tanto sapevo che te la saresti cavata anche da solo, giusto? Giusto. Allora, ragazzi, quando volete, eh? Ciao, simpaticone. Vamos. È stato un piacere. Che le vaya muy bonito. Ciao. Quei due non mi preoccupano. Dovete pensare a Donovan. Dategli un avvertimento. Solo un avvertimento. Deve sapere che adesso si gioca duro. Dove ti ha colpito? Al braccio, proprio adesso che mi ero abituata al clima tropicale. La prossima missione ti porterò in Alaska. Ma adesso andiamo in ospedale. Vieni. Ci dobbiamo sbrigare. Adesso sono in due a starmi dietro. È meglio che non ci vedano più insieme. Più che giusto, amico. Io andrò laggiù. Al largo. Così quelli seguiranno me. E io vado dall'altra parte. Esatto. Così avrai il tempo di scendere nella grotta, sistemare il resto del materiale e cominciare a collegare il tubo. E mi mandi tutto solo in mezzo agli squali? Che ti frega, ormai ti conoscono. Piantala! Ok, allora io vado giù. Thank you.
quali. Si è fatto seguire nel posto sbagliato mentre l'altro lavorava tranquillo. Avevo detto di stare dietro a tutte e due, ma tu niente, pensi solo a farne una vendetta personale. Un momento, aspetti. Forse ho un'idea. Ho trovato la maniera di far parlare la ragazza. Se vuole, ci provo subito, signor Gomez. Che ne dice? Ma che brava donnina di casa. Cosa vuoi ancora? Mike sta per tornare. Non credo che tornerà molto presto. E quando avrà trovato quello che sta cercando non tornerà più. E tu non sarai che una povera cagna abbandonata. Non è vero, va via. Ti ho già avvertito. Vattene. Juanita, perché vuoi restare attaccata a quel bastardo? Lui ti sta usando. Fatti furba. Usa il cervello, svegliati. Se decidi di stare con me, ti prometto tanti soldi che non ti basterà una vita per spenderli. Ci potrai comprare tutto ciò che vuoi. Diventare una vera signora. Sì. Basta che tu mi dica il punto esatto dove lui si immerge, ok? Io non so niente. Vattene! Dai, Juanita, non essere testarda. Su, dimmelo, o te ne pentirai. Vai! Thank you.
Vai là, vai là! Olle! Acapulco! Ehi, gringo! Avverti l'americano! Digli che sono d'accordo e che ci serve aiuto. Io e te ci vediamo sotto, ok? Allora ci siamo! Sì! Vado! Sentito? Allora? Mi spiace, devo proprio andare, dolcezza. Quando il mio amico dice una cosa è meglio non discutere. Ciao, bella! Però non sparire, eh? Adios! Mi arricchisco e torno! No, no, lasciatemi! Oh! Sì, sì, l'abbiamo presa nella tua capanna. L'avevi nascosta bene, eh? Cacciatore di lumache. Su, muovete il culo, non abbiamo tempo da perdere. Ok, bel lavoro, ragazzi. Su, andiamo. Forza, dategli una rinfrescata. Ok, ragazzi, tutti in macchina. Visto che succede a fare il furbo, sei stato troppo ingordo e adesso hai perso tutto. Forza! Basta così. Ringrazia Dio che salvi la pelle. Se era per me. Rapido, vamos. Con i saluti del capitano Gomez! Dire che l'aveva pensata bene il gringo. Già, ma non sapeva di avere fatto il lavoro per noi. Il riferimento sarà quel pallone. Basterà trovarlo. Eh sì, giusto. Certo. Complimenti, ragazzi. Andiamo. Acapulco, siamo alla stretta finale. Quanto ci metterete a portarlo su? Niente ci vuole, là sotto è tutto pronto. Basta dare una pompatina e... E Mike dov'è? Sotto, dove vuoi che sia. Lui passa per la grotta degli squali, sarà già al lavoro, non te preoccupes. Senti, una cosa non ho ancora capito. Ma anche tu devi dividere con me e Mike. No, no, sta tranquillo. Io non divido. Ah, meno male. Pronto, pronto, mi
sentite? Sì. Li ho trovati, sono 5 miglia al largo da Capo Luque. Venite subito. Sono in due. Ah, a 5 miglia hai detto? Il pallone è già piazzato. Benissimo, d'accordo. Brigate. Stiamo arrivando. Sono a Capo Luque, signor Gomez. Bene, andiamo. Su, tutti a bordo, ragazzi. Sarà pieno di dollari adesso. Amico mio, che ingenuità imperdonabile. Ma davvero credeva di potermi fregare? Perché, Donovan? Mi sembrava che fosse una buona idea, dopo tutto. In acqua, ragazzi! Uccideteli e fate sparire tutto! È la fine di una bella amicizia, immagino. Ci puoi giurare, Donovan. Thank you.
lei con 50 milioni di dollari. Darei una sistemata al mio paese, niente più poveri. Costruirei ospedali e scuole. Darei un lavoro a tutti. Volevi tenerti i soldi tutti per te? Perché io penso che ogni uomo abbia diritto di avere una possibilità nella vita. Non scendere stanotte. E adesso, a quelli dell'organizzazione, che cosa gli dirai? Non lo so. Mi toccherà inventare qualcosa. E non sarà facile. E tu, che farai? Non è un brutto posto per viverci. E ormai, io qui sono il cacciatore di squali. Lo so bene. Ah, senti un po', mi faresti un favore? Non hai per caso da prestarmi $10 per pagare il taxi? Dovrò pure tornare in albergo. Ma certo. 10 dollari? Hai detto 10 dollari?